Radio Radicale, siamo col coordinatore dei Verdi, Angelo Bonelli, per parlare della situazione politica di Radio Radicale, di quello che sta accadendo. Allora, quali sono le sue valutazioni generali sul caso Siri? E insomma, volevo sapere se pensa che questa vicenda arriverà, diciamo, si concluderà con le dimissioni di Siri. Ma noi stiamo assistendo a una cosa vergognosa, a un gioco delle parti tra Movimento 5 Stelle e Lega che fingono di litigare, ricorda un po' Pirandello. E questo francamente è inaccettabile se pensiamo che Siri, era già condannato con sentenza in passato in giudicato per un reato che era bancarotta fraudolenta. Il Movimento 5 Stelle sapeva nel momento in cui aveva fatto l'accordo con la Lega che Siri era un condannato ed è condannato con sentenza passata in giudicato. Lo stesso si tratta anche di altri esponenti di governo. Pensiamo a Garavaglia, che è stato richiesto il rinvio a giudizio per l'inchiesta sulla sanità in Lombardia quando era assessore della sanità. Il PM ha chiesto addirittura 2 anni di carcere. E ovviamente ancora non è condannato, noi siamo garantisti, però il problema è che di questa questione il Movimento 5 Stelle ne fa un uso strumentale per ricavarsi uno spazio mediatico da qui alle elezioni europee, vista la propria difficoltà. Allora, se c'è e se ci deve essere un atto di igiene politica di cui questo paese avrebbe un urgente bisogno, il Movimento 5 Stelle deve uscire dal governo, far cadere il governo e poi si vedrà andare alle elezioni, sarebbe un atto di igiene politica. Del resto oggi il Presidente della Repubblica ha fatto un atto molto importante, mandando questa lettera al governo sul decreto sicurezza, perché come sempre abbiamo detto la sicurezza deve essere assicurata dallo Stato, non può esserci il Far West in cui i cittadini si fanno giustizia da solo, perché il Ministro degli Interni, in questo caso Salvini, non è in grado di fare il Ministro degli Interni, troppo occupato a fare selfie, mangiare arancini e fare sciocchezze di vario genere. E in questo contesto ribadiamo la drammaticità della situazione di Radio Radicale, per quel che può contare, ma lo facciamo perché ci crediamo fermamente, è la situazione di Radio Radicale che rappresenta un presidio di democrazia, il servizio pubblico che ha assolto in questi decenni non può essere mandato via così, cancellato. È un atteggiamento disgraziato, quello da parte del governo, disgraziato nei confronti della storia, disgraziato nei confronti della democrazia, e io dico che queste persone si rinsaviscano se non vogliono continuare nei prossimi mesi, anni, ad essere chiamati come i responsabili disgraziati della fine di un'esperienza importante dal punto di vista storico nel paese come Radio Radicale. Adesso che cosa cambia nel centro-sinistra con l'arrivo di Zingaretti? Secondo lei ha visto dei cambiamenti? Ma io non so se oggi esiste un centro-sinistra, per quanto mi riguarda penso che non esista proprio il centro-sinistra, però la constatazione triste che dobbiamo fare è che l'opposizione non è pervenuta in questo paese, fanno tutto Movimento 5 Stelle e Lega, e questo francamente è un segnale che è preoccupante. Zingaretti non so che cosa abbia intenzione da fare. E su alcuni messaggi che manda non è credibile, come sul tema dell'ambiente, perché il Partito Democratico certamente sul tema dei cambiamenti climatici in questi anni ha fatto l'opposto di ciò che in queste ore sta dicendo Zingaretti. Anche Zingaretti in Regione Lazio ha fatto l'opposto di quello che sta dicendo in queste ore. Secondo lei Zingaretti sarebbe pronto ad allearsi col Movimento 5 Stelle nel caso di una fine dell'esperienza giallo-verde? Non lo so che c'è un dibattito all'interno del Partito Democratico di un'area che vorrebbe allearsi col Movimento 5 Stelle, io dico la mia, io penso che questo Movimento 5 Stelle, con questo gruppo dirigente che si è reso responsabile di aver fatto approvare al Paese, al Parlamento, leggi che sono liberticide, autoritarie, la posizione sulla 18, sui migranti, sul decreto sicurezza, sulla legittima difesa e i provvedimenti, non parliamo dell'ambiente, sta a indicare che questo Movimento 5 Stelle non è diverso dalla Lega, si applica la proprietà transitiva dal punto di vista politico. Se il Movimento 5 Stelle vuole mettere al servizio il proprio bacino di voti, di consenso importanti che ha avuto, una cosa che dovrebbe fare ovviamente è avviare un cambiamento anche di quel gruppo dirigente che oggi si è reso responsabile di questi provvedimenti. Bene, grazie al coordinatore dei Verdi, Angelo Bonelli.